A SMAU 2019 incontriamo Mariano Spalletti, country manager di Conto, al quale chiediamo subito di che cosa si tratta, che cos'è e che cosa fa. Conto è una neobanca dedicata esclusivamente al segmento business, quindi a PMI e partite IVA. Nasce dalla consapevolezza che le banche offrono delle soluzioni inadeguate per la gestione dei pagamenti aziendali quotidiani e quindi Conto ha sviluppato un conto corrente business 100% online con delle funzionalità che rispondono alle specifiche esigenze di questo segmento di mercato. In Italia siete presenti con quante persone, quanti clienti avete già, insomma come vi siete sviluppati? Innanzitutto poi siete di dove? Noi siamo francesi, abbiamo lanciato il servizio a metà maggio in Italia, abbiamo un team di circa una decina di persone basato a Parigi ma dedicato esclusivamente al mercato italiano. A livello di clienti il dato che abbiamo diffuso è stato quello dei primi 300 clienti subito nella prima settimana dopo il lancio. Per quanto riguarda il dato globale non abbiamo ancora fatto disclosure, però posso dire che nei tre paesi internazionali che abbiamo lanciato, il primo è stato l'Italia, poi hanno seguito Spagna e Germania, abbiamo già acquisito oltre 3.000 clienti. Il nostro target di riferimento sono le PMI e le partite IVA. Benissimo, allora entriamo un po' più nel dettaglio, nel concreto di quella che è la vostra attività. Che cosa presentate? Soprattutto di recente so che avete lanciato una novità, giusto? Sì, esattamente. Allora, se ci vogliamo concentrare sulle caratteristiche base di Conto rispetto a una banca tradizionale soprattutto, intanto abbattiamo la parte burocratica perché non c'è bisogno di andare in banca per aprire un conto corrente. Quindi questa è diciamo, l'assenza di barriera all'accesso. Dopodiché abbiamo una operatività estremamente evoluta, quindi offriamo un'applicazione mobile dalla quale è estremamente semplice gestire il proprio conto corrente, che è assolutamente una novità per il segmento business, e diamo la possibilità di fare tutte le operazioni tipiche quotidiane, dal bonifico singolo al bonifico multiplo, all'addebito anche diretto sul conto corrente come l'SDD in pochi istanti dal proprio terminale, dal proprio smartphone o dal proprio computer, cose che di solito richiedono comunque diversi minuti anche con internet banking bancario. Poi abbiamo delle feature, quindi delle funzionalità che sono state sviluppate appositamente per questo tipo di clientela, quindi il conto è un conto multiutente multicarta. Io in pochi istanti invito il mio socio ma anche i miei collaboratori a partecipare al conto corrente, creo in pochi istanti da casa delle carte di debito che poi arriveranno a caso in ufficio e che vanno a risolvere di fatto un altro tipico problema che hanno le aziende, che è quello della gestione delle note spese, e poi c'è un accesso dedicato al commercialista sia con un permesso dedicato sia con delle open API che noi esponiamo già da prima in realtà della deadline della PSD2 del 14 settembre, che permette di integrare il proprio gestionale in maniera tale che il commercialista possa scaricare in qualsiasi momento l'estratto conto senza più scambi di mail e creazione di cartelle condivise. In ultima istanza abbiamo un customer service che risponde in meno di 15 minuti a qualsiasi tipo di domanda e lo fa sia via mail sia via social network e soprattutto via telefono, che è una funzionalità che viene molto apprezzata dal momento che siamo un servizio online. Mi risulta però che avete in programma, avete lanciato in realtà una novità, una carta particolare, che so, ha un colore anche un po' particolare, sembra una carta d'argento in pratica, ce la vuoi mostrare e raccontarci un po' di che cosa si tratta? Sì, in estrema sintesi, come dicevo prima, il nostro è un servizio multiutente multicarta, puoi creare delle carte per i tuoi collaboratori, ovviamente le carte hanno sia dei permessi customizzabili che dei tetti di spesa, quindi con la carta standard Conto puoi prelevare fino a 1.000 euro di denaro, puoi spendere fino a un massimale di 20.000 euro e poi hai dei massimali a livello di copertura assicurativa per tutte le spese fatte con carta, quindi tutte le carte hanno sicuramente già di base una copertura assicurativa. Ieri abbiamo lanciato in tutti i quattro paesi in cui siamo presenti le nostre carte Plus, che hanno delle caratteristiche, un po' diverse, hanno dei tetti di spesa superiori e delle coperture assicurative superiori rispetto alle carte tradizionali, quindi per esempio il prelievo non è più di 1.000 euro ma di 2.000 euro, il pagamento massimo non è di 20.000 euro ma è di 40.000 euro e poi insomma non entro nel dettaglio delle coperture assicurative, però insomma per tutti gli assi di copertura assicurativa abbiamo dei limiti più elevati. È una vera e propria carta di debito, quindi questa è esattamente, anche bello il packaging insomma. Speriamo che sia soprattutto confortevole e facile da aprire una volta che la carta viene ricevuta a casa.
Chiudiamo un attimo con i costi. Allora, per i vostri clienti, che tipo di costi, su che range di costi ci aggiriamo? Allora, abbiamo noi tre tipi di piano, che sono il piano solo, che è un piano dedicato prevalentemente ai liberi professionisti, ma che possono tranquillamente aprirsi anche le aziende, che è un conto monoutente. Questo conto ha un costo di 9 euro mensili, include tutta una serie, un pacchetto di funzionalità, tra le quali ci sono anche 20 bonifici inclusi, che tendenzialmente vengono tassati dalle banche, cioè c'è una fee che spesso supera anche l'euro. Quindi quando si fa l'analisi del costo bisogna anche verificare qual è la propria operatività mensile e quanti bonifici si fanno al di là del costo fisso. Poi abbiamo il piano standard, che è un piano da 29 euro, dove ci sono fino a 5 accessi e 4 carte incluse e 100 bonifici inclusi. E poi c'è il piano premium di 99 euro al mese, dove il numero di utenti incluso è illimitato, ci sono già 10 carte incluse nel piano e il tetto dei bonifici inclusi sale a 500. Grazie mille. Grazie a voi.